Venditalia 2016 continua, è il momento della Nayax. La Nayax è un'azienda famosa in tutto il mondo per la sua piattaforma di gestione del credito sul web, ma non fa solo quello, ce lo facciamo dire dal General Manager Italia che è accanto a me e che si chiama Nizar Abu Amam. Benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Buongiorno. Allora, noi siamo, come avevo detto prima, che siamo presenti in tutto il mondo con 100.000 device e in tutto il mondo che stanno operando, fanno milioni di transazioni al giorno con anche un sistema molto complicato e molto grande di telemetria che fa la gestione completa di qualsiasi macchina vending nel mondo. Siamo praticamente adattati a tutte le macchine vending, 99% 5 o 0.5, quindi siamo praticamente disponibili per tutto il mondo per poter anche vendere sistemi e utilizzare il cashless su tutto il vending. Facciamo un riepilogo intanto di come funziona il vostro sistema di gestione del credito. Allora, praticamente il processo è ancora più veloce del processo di vendita con la moneta, cioè uno arriva con la carta di credito, presenta la sua carta, sceglie il prodotto e dopo il prodotto esce e basta, ha fatto la vendita. In meno di 3 secondi abbiamo un prodotto in mano che addirittura per cercare qualche euro, qualche moneta in tasca ci vogliono ancora 3-4 secondi solo per quello. Allora, facciamo un esempio, mostriamo agli amici di VendingTV.it come si effettua una transizione con il vostro gateway. Intanto qui abbiamo due apparecchiature, vogliamo spiegare perché ce ne sono due? Allora, abbiamo un sistema che è un sistema, diciamo, è un po' vecchio, però è un sistema ancora sul mercato che lo vendiamo e lavoriamo con questo sistema fino ad oggi. È un sistema abbastanza avanzato che fa telemetria e cashless sempre, carta prepagata, e abbiamo anche l'applicazione sull'Android e sull'Apple. E questo è un sistema, come vedete qui, è un sistema che ha un... Aspetta, ti interrompo, io passo da quest'altra parte, fermo qui, così diamo modo al cameraman di poter prendere in diretta ciò che tu stai mostrando. Aha. Allora, qui abbiamo un sistema praticamente, è un sistema con un semplice display, però fa la stessa funzionalità di quello nuovo. E oltre quel display touch che è a colore, abbiamo anche tutta la funzionalità del Bluetooth e iBeacons, che non so, che è una tecnologia abbastanza avanzata negli Stati Uniti. Oltre questo abbiamo ultrasuoni, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre tutto in uno, abbiamo fatto come sempre, tutto in uno, sempre sorprendiamo i nostri clienti, i nostri consumatori nel mercato, anziché due device, adesso tutto in uno. Beh, diciamo che l'hai spiegata in modo estremamente ridotto, sintetico, semplice, proprio per dare l'idea di quello che è il funzionamento di questa attrezzatura. Ma questa attrezzatura non fa solamente la transizione, fa anche altre cose. Chiaro, fa telemetria, fa carte prepagate, per il pago, diciamo, con l'applicazione che contiene PayPal, carta di credito, carta prepagata, e sconti, eccetera, tutto questo in un sistema, con un sistema di gestione e la telemetria, che è un strumento abbastanza forte per poter utilizzare un sistema completo sul mercato. Beh, chissà quanto costerà tutto questo, troppe cose per avere un costo basso. Noi siamo abbastanza economici sul mercato, però come abbiamo detto sempre, non puntiamo sul il costo, puntiamo sul servizio, che questa è la cosa che vogliamo dare, che il servizio è il miglior servizio e il miglior prodotto sul mercato. Beh, io faccio un po', come dire, il diavolo, cerco sempre di dire quello che direbbe un vostro presunto cliente, ma chissà quanto costa, e invece in realtà il costo e del sistema e del servizio è assolutamente bassissimo, un grande successo mondiale. Davvero, il prezzo è molto basso, non posso dire chiaro in diretta quello che è il prezzo reale, però è molto meno di 400 euro, quindi stiamo parlando di un sistema completo cashless e telemetria che varia su questi prezzi, cioè non possiamo parlare di qualcosa che è molto
diciamo, caro, cioè stiamo dando in mano un prodotto, il migliore, su costi bassissimi. Riepiloghiamo i benefici per un gestore. Allora, telemetria, carte di credito. Abbiamo detto che la carta di credito oggi è il 35% del mercato. Vuol dire che se tu stai adesso guadagnando sulla moneta 1000 euro, hai 1350 euro, solo 350 euro con la carta di credito. Perché il traffico viene, il traffico dei consumi viene incrementato se c'è a disposizione un sistema di gestione del credito come la carta di credito, che è sempre disponibile in tasca. D'accordo, oggi se io non ho soldi in mano, la gente che passa che non ha soldi in tasca, passa compra, davanti, non compra. Comprare, se ha la carta di credito, chi non ha la carta di credito, chi non ha un'applicazione NFC sul cellulare. Quindi oggi abbiamo dato uno strumento dove si può pagare, si può comprare ovunque e quando vuoi e anche quando non hai soldi in mano. In quanti paesi del mondo siete presenti, Nizar? Siamo presenti in 40 paesi, gestiamo 28 monete nel mondo, vuol dire che siamo praticamente in tutto il mondo. Praticamente quasi tutte quelle più importanti. Nizar, questo successo è stato determinato sì da te, che sei il general manager per l'ufficio italiano, ma anche e soprattutto da il tuo staff. Il mio staff, che noi abbiamo l'ufficio a Milano, proprio in centro Milano e in Cadorna, abbiamo il mio staff che è Giuseppe Canonaco. Giuseppe Canonaco, vieni qui Giuseppe, presentiamo quelli che sono i protagonisti, cioè le persone con cui parlate al telefono e a cui non siete mai riusciti a dare un volto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io sono orgoglioso di rappresentare la Nayax, vengo dal mercato dei pagamenti elettronici da 20 anni e un anno che contribuisco alla Nayax a offrire i prodotti di pagamenti cashless per il vending, tutte le macchine self-service del mercato. Sono orgoglioso di offrire un metodo di pagamento semplice, efficiente e innovativo. Giuseppe, come fa la Nayax? Come fa la Nayax? Cosa fa in Nayax? In Nayax io do il mio supporto sia per quanto riguarda le parti operative sia per quanto riguarda la parte vendita. Al telefono? Telefono, anche in giro. A fare, ovviamente sì. Bisogna far vedere il prodotto come funziona, perché è un prodotto molto apprezzato soprattutto dai produttori, e nel momento in cui vedono funzionare un pagamento con una semplice click su un'applicazione o con un semplice tap sul lettore, nel giro di 2 secondi vedere la vendita, ha più effetto che non raccontare al telefono. Anzi, devo dire che al telefono è un po' più difficile far apprezzare il nostro prodotto, quindi c'è da uscire, da presentarsi e da farsi apprezzare da tutti gli operatori del mercato. E noi lo merita. Sì. E noi cerchiamo di contribuire a questa presentazione facendolo vedere proprio attraverso le nostre telecamere e proseguendo presentando qualche altro elemento dello staff. Chi altro c'è, Nizar? Abbiamo anche Joseph Gorgian, che è il nostro support manager, che anche ci gestisce e supporta tutti i nostri clienti anche in backup, cioè al telefono sempre, con nessuno lo vede praticamente. Ecco, tu sei l'uomo ombra, Joseph, benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Grazie, buonasera a tutti. Allora, tu sei una delle persone, dei tecnici che rispondono al telefono, danno un help online nel dopovendita e magari fai da problem solver, o mi sbaglio? Esatto, mi occupo tutto della parte di back office, di controllo del cliente, della post vendita, quindi seguo il cliente, mi assicuro che sia soddisfatto del nostro prodotto e che possa continuare a lavorare con noi e ampliare il suo parco macchine. Bene, grazie Joseph. E infine, chi collabora con te in termini commerciali? Diciamo che l'uomo che in qualche modo cerca di allargare la schiera dei clienti presentando il prodotto alle gestioni italiane e facendo sì da accogliere e raccogliere ordini e nuovi clienti. Abbiamo un nostro amico grandissimo che è Dario, che lui sta facendo adesso un nuovo con noi, però è una persona apprezzata che stiamo cercando di sviluppare il mercato con lui
e lui può spiegare esattamente quello che fa, che è una persona abbastanza apprezzata. Eh sì, Dario Brunello si chiama proprio così, è una vecchia conoscenza per gli amici di VendingTV.it, ma anche e soprattutto per il mondo del vending, perché Dario, da quanti anni fai vending? Ti occupi in qualche modo di vending? Diciamo che è dall'89 che sono entrato nel mondo del vending, perciò sono 26 anni, 27 anni, perciò un po' di gestori li conosco. Sto aiutando a Nisara e tutto il team per cercare di portare nuovi potenziali clienti a questo mercato, che come ha spiegato Nisara è un mercato nuovo per l'Italia, diciamo, anche se da 5-6 anni che siamo già presenti sul territorio, però siamo convinti che il mercato adesso è maturo abbastanza per entrare anche nell'ottica del cashless. Ecco, un po' questo è il nostro obiettivo, è il mio e l'obiettivo del nostro team qui in Italia. Io non posso che augurare a te, a lui e a tutto lo staff un in bocca al lupo per la crescita di questo brand e la sua diffusione presso i gestori italiani. Nizar, grazie, sei stato cortesissimo. Sei riuscito a riassumere in pochi minuti chi è Nayax, che cosa fanno i suoi strumenti e anche a presentare lo staff che contribuisce alla crescita del vostro brand presso i gestori italiani. Un saluto agli amici di Vending TV. Grazie mille, un saluto e speriamo bene. Siamo qui. Dario, saluta anche tu e poi ci diamo appuntamento per qualche intervista più strutturata, magari in seguito presso la vostra sede, per presentare al meglio tutte le caratteristiche dei vostri prodotti. Certamente siete invitati anche voi, Fabio, e il vostro team di venire a trovarci a Milano, nostra sede. E niente, in bocca al lupo, come ha detto Nizar, e forza Nayax. Forza Nayax, forza Venditalia, diamo una mano al vending e a tutti i partner per far conoscere quelle che sono le novità di questa fiera. Venditalia 2016, Fabio Russo continua, non andate via.